Ucraina, ha ucciso un reporter di France Press, è stato colpito dalle bombe russe a 10 km da Bakhmut, è l'11° giornalista ucciso dall'inizio della guerra. Tensione altissima in Medio Oriente, minacce tra Israele e Hamas, nuovo raid israeliano su Gaza contro la Jihad islamica nel mirino miliziani che si trovavano in un sito di lancio nella striscia. Uniti dalla memoria dei martiri, Papa Francesco e Patriarca copto ortodosso Tawadros stamani insieme in Piazza San Pietro per confermare il cammino di amicizia verso la piena comunione. Buongiorno dal TG2000, lo avete sentito, un giornalista di France Press, Armand Solden, è morto ieri sera, ucciso dalle bombe russe lanciate su Bakhmut, poco più che trentenne, l'11° giornalista morto per raccontare la guerra scatenata da Mosca contro gli ucraini. Barbara Masulli. Questo video è stato girato nelle vicinanze di Bakhmut. Come vedete, i combattimenti non accennano a diminuire. Tutt'altro. Da Kiev fanno sapere che il reggimento Azov dell'esercito ucraino è avanzato di oltre 2,5 km nella parte sud-occidentale della città, uccidendo 64 soldati russi. Secondo l'agenzia di stampa ucraina Inform, inoltre, nelle ultime 24 ore le truppe di Mosca hanno bombardato 9 regioni, comprese quelle di Kherson e Sumy. 2 civili sono morti e 5 sono rimasti feriti. Alla lunga lista di nomi di vittime di questa guerra si aggiunge anche quello del video reporter dell'agenzia France Press, Armand Solden, 32 anni, ucciso in un attacco con Razigrad nell'est del paese, vicino a Bakhmut. Aveva cominciato la sua carriera giornalistica a Roma come stagista. Sul fronte diplomatico sembra che si stia muovendo qualcosa. Sul tema è intervenuto il segretario di Stato Vaticano. Il cardinale Pietro Parolin ha dichiarato che sulla missione di pace ci sono novità, ma sono riservate. E mentre il Regno Unito si è detto pronto a inserire il gruppo Wagner nella lista delle organizzazioni terroristiche per aumentare la pressione sulla Russia, il segretario generale della NATO, in un'intervista a Washington Post, ha assicurato che l'Ucraina diventerà un membro dell'alleanza. Il compito urgente, ha aggiunto, è garantire la vittoria del paese come Stato sovrano e indipendente. Sale la tensione in Medio Oriente dopo gli attacchi israeliani. La notte scorsa Hamas minaccia: daremo ad Israele una grande lezione. In uno scontro a fuoco in Cisgiordania questa mattina sono stati uccisi 2 palestinesi. Antonio Soviero. Ancora morte in Terra Santa dopo l'uccisione da parte di Israele ieri di 10 civili e 3 capi della Jihad islamica in attacchi con droni e aerei da guerra nella striscia di Gaza. Oggi militari dello Stato ebraico hanno ucciso 2 palestinesi a Kabatia, vicino a Jenin, nella Cisgiordania settentrionale. Secondo le forze armate israeliane, i 2 all'interno di un'auto hanno aperto il fuoco contro una pattuglia che ha risposto colpendoli a morte. Le vittime avevano 19-24 anni e nello scambio di colpi è rimasto gravemente ferito anche un 17enne palestinese colpito al petto e all'addome. La tensione è altissima. Il premier israeliano Netanyahu, in grandissima difficoltà col suo governo per una crisi politica interna, alza il livello dello scontro e ordina al suo esercito di usare il pugno duro con i nemici del suo paese. Il leader della Jihad islamica, Kedra Bib, chiama alla rivolta tutti i palestinesi. Israele sta dicendo: non prendi di mira solo la Jihad islamica, ma tutti i palestinesi. Dobbiamo vendicarci fino a quando non saranno intimiditi e fino a quando non si renderanno conto che non stiamo combattendo da soli. Pronta la replica di Hamas. Secondo un esponente dell'organizzazione combattente palestinese che controlla la striscia, Israele vedrà una risposta unificata da parte di tutti i gruppi palestinesi di Gaza. E poi c'è il gruppo libanese sciita filo-iraniano Hezbollah, che ha subito condannato i raid israeliani e assicurato solidarietà e sostegno alla Jihad islamica. Tunisia è di 6 morti, incluso l'attentatore. Il bilancio della sparatoria è venuta nella tarda serata di ieri, vicino alla sinagoga di Ghibra, sull'isola di Gerba, a sparare un guardiacoste che ha ucciso un suo collega e poi ha sparato in modo generalizzato. Altre 4 persone e 5 poliziotti sono rimasti feriti. Stati Uniti, la giuria di New York ha condannato Donald Trump a pagare complessivamente 5 milioni di dollari alla scrittrice Jean Carroll per averla aggredita sessualmente, ma non stuprata, e per averla poi diffamata. Gli avvocati di Trump hanno annunciato il ricorso. E questa mattina in piazza San Pietro, per l'udienza generale, era presente accanto al Papa il patriarca copto ortodosso di Alessandria, Tawadros, a 10 anni dal primo incontro con Francesco, e per celebrare i 50 dallo storico faccia a faccia tra i loro predecessori Paolo VI e Shenouda III, un'occasione per rendere grazie del cammino compiuto e per ribadire il desiderio di continuare a camminare nella ricerca della piena comunione.
Ascoltiamo allora un passaggio del saluto del Papa a Tawadros, che Francesco ringrazia per l'impegno nell'amicizia tra la Chiesa copta ortodossa e la Chiesa cattolica, chiamandolo caro amico e fratello. Caro amico e fratello Tawadros, la ringrazio di aver accettato il mio invito in questo duplice anniversario e prego che la luce dello Spirito Santo illumini la sua visita a Roma. La ringrazio di cuore per il suo impegno nella crescente amicizia tra la Chiesa copta ortodossa e la Chiesa cattolica. Santità, cari vescovi e amici tutti insieme, a voi imploro Dio Onnipotente per l'intercessione dei santi martiri della Chiesa copta, affinché ti aiuti a crescere nella comunione in un unico santo legame di fede, di speranza, di amore cristiano. E parlando di martiri della Chiesa copta che sono nostri, voglio ricordare i martiri sulla spiaggia libica che sono stati fatti martiri pochi anni fa. Parliamo ora di nascite, nuovo record minimo di nuovi nati in Italia che nel 2022 scendono per la prima volta sotto le 400.000, lo rileva il rapporto di Save the Children dedicato alla maternità nel nostro paese. Marino Galdiero. Sempre più tardi si diventa madri, sempre più tardi, e l'Italia è il record europeo, mediamente a 32 anni, e già nel 2019 quasi il 9% dei primi parti avveniva dopo i 40, una dinamica che si lega all'inverno demografico del nostro paese. L'anno passato ha segnato il minimo storico delle nascite, meno 1,9%, la contrazione del numero dei figli si registra anche tra genitori stranieri. Il rapporto di Save the Children segnala tra i problemi la difficile conciliazione lavoro-famiglia. A una settimana dal rientro dalla maternità, il mio titolare, che è lo stesso titolare che mi aveva assicurato che il mio posto non fosse assolutamente in pericolo, mi ha comunicato di non aver più bisogno della mia collaborazione in studio. Sullo scenario italiano pesa anche il divario economico. Una famiglia su quattro con figli è a rischio povertà, come pure la scarsità di servizi, l'assenza di supporto e la fatica conseguente. Tutto spinge a rimandare il giorno in cui mettere al mondo una nuova vita, per poi fermarsi, visto quanto si è affrontato, ad una sola nascita. Inoltre le mamme, una volta partorito, scompaiono dal mercato del lavoro. A quel punto non mi hanno rinnovato il contratto perché avevano due possibilità: o prendermi a tempo indeterminato o lasciarmi a casa. Serve quindi investire al meglio nei servizi. Non possiamo sprecare l'opportunità del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che ha fatto un investimento di oltre 4 miliardi di euro per assicurare ai bambini e alle bambine una rete di asili nido di qualità. È però oggi necessario fare in modo che questo intervento sia realizzato nei fatti. Meteo, è tornato il maltempo sull'Italia, una vasta perturbazione atlantica tra l'Europa occidentale e il Mediterraneo centrale, ha portato infatti piogge temporali sparsi che interesseranno soprattutto le regioni del centro-nord, tempo instabile anche per i prossimi giorni. Nel weekend sull'Italia previste piogge temporali ma anche clima molto fresco con temperature di diversi gradi sotto le medie. Per oggi, per la giornata di oggi è stata decretata l'allerta rossa in Emilia Romagna, gialla in altre 12 regioni tra cui Lazio e Lombardia. Una operazione di polizia ha smantellato un'associazione a delinquere dedita al traffico di migranti sulle rotte balcaniche, 29 le persone arrestate. Federico Plotti. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e riciclaggio di denaro. Emesse dalla procura di Catanzaro misure cautelari in carcere per 29 persone, ritenute a vario titolo e con compiti diversi, tutte appartenenti a un'organizzazione criminale transnazionale che si arricchiva sfruttando i viaggi della speranza lungo la rotta marittima del Mediterraneo orientale. La meta finale era sempre l'Italia, che veniva raggiunta pagando anche oltre 10.000 euro a persona con barche a vela e velieri che nella maggior parte dei casi salpavano dalla Turchia, ma anche dalle coste della Grecia. L'operazione, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia del capoluogo calabrese, è ancora in corso ed è il risultato di 4 lunghi anni di indagini. Impegnati decine di agenti anche della polizia di Crotone, di Brindisi, Foggia, Lecce, Grosseto, Imperia, Milano, Torino e Trieste, coadiuvati dal personale dell'Europol e dell'Interpol. Intanto le operazioni di trasferimento dall'hotspot di Lampedusa proseguono. Tra ieri e oggi sono state spostate con navi e aerei altre persone
persone, circa 600. Il centro di Contrada Imbriacola dunque torna lentamente alla normalità dopo settimane di vera emergenza. 7 giorni fa ospitava oltre 3.000 migranti, la sua capienza massima è di circa 400. Niente più in salata, in busta al di sotto di 1,5 kg. Potrebbe imporlo la Commissione europea, una decisione che avrebbe costi e ripercussioni gravi per i cittadini e per il settore agroalimentare. Giuseppe Caporaso. Addio all'insalata in busta, ma non solo, anche ai cestini delle fragole, alle confezioni di pomodorini e alle arance in rete. Avanza velocemente l'iniziativa della Commissione europea sul packaging, che di fatto impedirebbe la presenza di confezioni monouso per frutta e verdura di peso inferiore a 1,5 kg, considerate da Bruxelles superflue. La proposta di regolamento dell'Unione europea sugli imballaggi, che prevede una sensibile riduzione della plastica, ha degli obiettivi che sono ampiamente condivisibili. C'è però da tenere presente anche due esigenze, che sono da un lato la sicurezza alimentare, che deve essere sempre garantita, e dall'altra parte la riduzione degli sprechi. Eliminare dal commercio oggi gli imballaggi al di sotto di 1,5 kg non garantisce certamente questi altri due aspetti. Una situazione che potrebbe incidere non solo sulle abitudini consolidate dei consumatori, ma anche sui bilanci delle aziende agroalimentari. I prodotti come l'insalata, detti di quarta gamma, sono entrati ormai regolarmente nel carrello della spesa degli italiani, soprattutto le confezioni più piccole, utilizzate da chi va al lavoro o da persone che vivono da sole. Rischiano così di emergere problemi legati non solo al costo, con un aumento dei prezzi, ma anche alla conservazione, agli sprechi e a problemi di tipo igienico-sanitari. La protesta degli studenti contro il caro affitti si allarga ad altre città dopo Milano e Roma, anche a Cagliari, Torino, Firenze e Pavia. I ragazzi piantano tende di fronte agli Atenei per chiedere soluzioni a fronte dell'alto costo delle stanze. Senza casa, senza futuro è lo slogan della mobilitazione. E ora andiamo a Bressanone per conoscere insieme a Clara Iatosti il Waterlight Festival, una delle manifestazioni più attese dell'anno. Vediamo. Bressanone è un gioiello architettonico incastonato tra le Alpi, nella Valle Isarco. E sono proprio le acque del fiume ad ispirare in primavera un evento dedicato all'onnipresente oro blu. Decine di installazioni luminose incantano i visitatori durante l'annuale Waterlight Festival. Giunto alla 5ª edizione, quest'anno comprende circa 50 opere d'arte scintillanti, incentrate sulla pace e l'ambiente. So it's about the... La mia opera riguarda il mistero nel cielo, dichiara il danese Mats Vegas. Davvero non sappiamo quello che accade lassù, o forse ora lo sappiamo, ma in passato no. Quindi l'aurora boreale, il tuono, il lampo, creati dagli dèi. Il mio progetto, afferma l'ucraina Yulia Shancheyeva, contempla il ciclo infinito della vita. È molto fragile, dobbiamo essere responsabili del nostro mondo. Il mondo intero parla di sostenibilità, di riscaldamento globale, dice il curatore del festival Werner Zanotti. Penso sia importante che gli artisti abbiano voce, che parlino e si esprimano attraverso installazioni luminose. È questo il messaggio del Waterlight Festival, fino al 21 maggio a Bressanone. Questa sera nuovo appuntamento con la serie TV Canonico. Il protagonista Michele La Ginestra, nei panni di Don Michele, si confronta con la sua comunità. Tra le storie delle puntate che vedremo questa sera, il parroco di Roccaspera aiuta una professoressa di matematica nell'accudimento dell'anziana madre e poi si fa mediatore tra due fratelli in lite per questioni ereditarie. Vi aspettiamo dunque con Canonico questa sera alle 20:55. Ed è tutto per ora, vi lascio al meteo a terza pagina. E allora Solare, grazie per averci seguito e arrivederci.